1.000 posti di lavoro bruciati al giorno. A Palermo tracollano insegne storiche Randazzo e Bar Mazzara. Lo scontro politico alla regione, la scommessa delle europee. Lasciate parlare, lasciate finire l'intervento. A Roma si azzuffano per la riforma del Senato, perché i più sapientoni vorrebbero così e gli altri più dinamici colà, quando invece per superare il bicameralismo la formula sarebbe più semplice: l'unicameralismo, ossia solo la Camera dei Deputati, e il Senato lo si chiude a chiave e le chiavi le si restituiscono al proprietario di Palazzo Madama. A Palermo si azzuffano per la ricomposizione della giunta regionale. Il Partito Democratico e l'UDC tormentano Crocetta, come se tormenti già non ne avesse. E lui, Crocetta, adesso dialoga con i cespugli, i partiti minori, tra Cardinale, Cimino, Gianni, Leanza e Venturino, per rinforzarsi e proseguire la navigazione cavalcando le onde tempestose degli agguati. Nel frattempo le cifre della disoccupazione, 13% e 42,3% tra i più giovani, sono sconvolgenti, come le ha definite Matteo Renzi. I tecnici della materia hanno calcolato che ogni giorno che trascorre sono bruciati 1.000 posti di lavoro e il fuoco imperversa soprattutto in Sicilia e non risparmia nemmeno insegne storiche come Randazzo o il Bar Mazzara a Palermo. Randazzo ha annunciato il licenziamento di 40 persone, 20 amministrativi e 20 addetti alle vendite. Il Bar Mazzara tronca le attività, licenziamento collettivo, 32 dipendenti, di cui 16 addetti alla produzione e 16 alla vendita. Il gruppo Randazzo è stato già in regime di solidarietà e lo sarebbe stato fino al 30 giugno prossimo. Randazzo spiega però che la crisi perdura e non si placa e la riduzione delle vendite è progressiva. Al lavoro sono 124 a tempo pieno tra Palermo e provincia e sono 27 in esubero. E tra i 35 part-time 13 saranno licenziati, quindi 27 più 13, 40. L'antica pasticceria Mazzara, oggi Arabea, opera a Palermo sin dal 1909 e ha già provato negli anni scorsi a diminuire il costo della manodopera. La crisi non si è attenuata e l'azienda adesso spiega che non vi sono soluzioni, perché la crisi nelle vendite, tranne che nei periodi di festività, si è aggravata. Angelino Alfano ad Agrigento sabato scorso lo ha spiegato. La Fed, la Federal Reserve, che è la banca centrale americana, inietta dollari e risolve le crisi di liquidità. E così anche, ad esempio, il Giappone che stampa lo yen. In Europa invece le mani della Banca Centrale Europea sono legate, perché lo statuto della banca di Mario Draghi impedisce di emettere moneta. E poi anche perché la Germania della bionda signora teme l'inflazione. Ecco allora la scommessa delle prossime europee. L'Europa o la si cambia o l'Europa muore. È tutto perché la Germania, ancora con l'incubo delle repubbliche di Weimar, teme l'inflazione come elemento di povertà. E dunque noi, che di inflazione non abbiamo neanche la traccia, non abbiamo un pompaggio di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, perché la Germania si spaventa dell'inflazione e noi moriamo di recessione. Questa storia qua, caro Giovanni, la dobbiamo fare finire dicendo in Europa che noi ci facciamo i fatti nostri, perché non è una parolaccia dire che noi difendiamo gli interessi nazionali italiani, esattamente la stessa cosa che fanno i francesi e i tedeschi. Perché i francesi e i tedeschi che fanno? Difendono l'interesse nazionale, mica difendono quello degli altri.